Franco Casavola è uno dei maggiori esponenti del futurismo musicale. Nei mesi che precedono la Grande Guerra, davvero interventista fervente, scende in piazza a manifestare con altri giovani. Combatterà sul CARS guadagnandosi il grado di capitano. Tornato alla vita civile, portandosi dietro la tragica esperienza della guerra e le sue ripercussioni psicologiche, Casavola ricerca musica che esprima la stessa dinamicità e vigore della vita in trincea. Il 1 ottobre del 1922, Casavola riceve una lettera da Filippo Tommaso Marinetti, in cui esprime tutto il suo entusiasmo. Ho sentito al pianoforte Tancas, Catrin, Gioielleria Notturna, Leila e Muoio di Sete. Mi hanno rivelato un forte, originalissimo ingegno musicale. Saremo lieti, noi futuristi, di averti con noi nella lotta contro il vecchiume. Il musicista raccoglie questo invito con altrettanto entusiasmo e aderisce così ufficialmente al movimento futurista, cominciando a comporre musica ispirato dalle parole e dei manifesti di Francesco Valilla Pratella e di Luigi Russolo. Proprio Luigi Russolo, indiscusso grande innovatore della musica futurista, scrisse di lui: Finalmente, ecco un musicista nuovo. Casavola, infatti, come dichiara nel suo manifesto del 1924, ricerca un nuovo rapporto tra canto, ritmo e armonia, contro l'odiata musica fatta bene, che padroneggiava tra i passatisti. La sua difesa più grande, anche politica, contro l'autarchia culturale imposta dal regime fascista, fu quella del jazz. I ritmi e gli stilemi jazzisti saranno sempre presenti nelle sue composizioni. Franco Casavola fu un intellettuale completo, un letterato. Ricordiamo solo il suo notissimo libro Avviamento alla pazzia, con prefazione di Filippo Tommaso Marinetti del 1924. Amava e comprendeva tutte le arti con ardore. Strinse legami molto forti con intellettuali, artisti, musicisti e poeti della sua epoca, tra cui sono molto importanti le collaborazioni e il reciproco influsso con poeti di cui musicò meravigliosamente le parole di Nicola Moscardelli, Gabriele D'Annunzio, Arnaz Arians, solo per citarne alcuni. Per il poeta, scrittore e giornalista futurista Nicola Moscardelli, che combatté con lui sul Carso, musicò due poesie nel 1920 da Gioielleria Notturna: Amore e la brevissima Sogno di un tramonto d'autunno. Nel 1924 Franco Casavola scrisse a Gabriele D'Annunzio: Maestro, la maggior parte della mia musica è composta da versi suoi. La sera, i due rondò, entro i boschi alti e soli e come sorge la luna, vagli influvi dalle rose o falce di luna cadente. E così richiese l'autorizzazione per la pubblicazione con Recordi, che il poeta concesse senza esitazioni e incredibilmente a titolo gratuito. Scrisse di lui Luigi Russolo nel 1927 sulla rivista mensile Teatro. Tutta la sua musica è soffusa di un pathos profondo. Questo pathos impedisce che il tecnicismo sia fine a se stesso e diventi un'arida esercitazione formale. Così Casavola è stato uno dei pochi in Italia a scrivere della musica in armonica, ottenendone sempre risultati di una grande suggestione ed emotività. I ritmi e la passione decadente del poeta Vate trovano tutto il loro fervore nelle liriche di Casavola e le sue poesie diventano terreno di ricerca su cui Franco Casavola può insinuare il suo intento di novità nel rapporto tra canto, ritmo e poesia, musicando le parole più struggenti del suo contemporaneo. Proprio in questi anni, il compositore continua a confrontarsi con i brani di diversi poeti, musicando Una Nina Nanna di Giovanni Pascoli, mentre sulle parole di Paolo Buzzi scrive in musica La preghiera del lumicino, tratto da Dramma di Luci, esempio di teatro sintetico futurista. È evidente che il compositore fu palesemente ispirato dalle parole dei più importanti interpreti del mondo poetico simbolista e decadente italiano. È con Arnaz Arians che stringe però un viscerale rapporto di amicizia fin dal 1917. Il poeta di origine armena è uno degli intellettuali più attivi a livello internazionale,
fondamentale sia per la causa armena che per il suo lavoro di traduzione dei testi futuristi. Candidato al premio Nobel per la letteratura nel 1953, in quell'anno poi vinto da Winston Churchill, fu uno studioso letterato di grande umanità e sensibilità, di cui purtroppo oggi i testi e le poesie sono introvabili. Costretto ad abbandonare la terra natia, Nazarians si trasferisce nel 1913 a Bari, dove stringe un rapporto profondo di amicizia con Franco Casavola. Tanto che insieme organizzano il 2 gennaio 1923 la serata futurista presso il Teatro Margherita di Bari. Per questa occasione presentano un'azione mimico-drammatica intitolata Lo Specchio, con musiche di Franco Casavola, su parole di Arno Azarian, compreso lo splendido testo Muoio di sete, tratto dall'opera La tristezza delle rose e nudità, e Du Seul sans parole. L'anno successivo, Nazarian pubblica la prima e unica edizione del suo capolavoro poetico, Tre poemi. Nell'archivio saranno presenti, oltre alla sua biografia, tutti i testi da cui Franco Casavola prese ispirazioni per le sue liriche, tra cui Canto Nuovo Primavere, Poema paradisiaco, La Chimera, Alcione di Gabriele D'Annunzio, Miriche di Giovanni Pascoli, Gioielleria notturna di Nicola Moscardelli, Dramma di luci di Paolo Buzzi, Lo specchio e tre poemi di Arno Azarian, insieme ad una raccolta di libri a lui dedicati. Si troveranno inoltre una rara locandina con il programma musicale proposto nella serata del 27 febbraio del 22, il fondamentale manifesto scritto da Casavola nel 1924, insieme al volume Estasi brevi, Futuristi in Puglia di Salvatore Colazzo, Avviamento alla pazzia, essenziali per comprendere al meglio il compositore e l'ambiente che lo circonda e le sue composizioni musicali. Scriveva in una lettera Arno Azarian a Franco Casavola: sta a noi fissare in aspetti ritmici le più vaste inquietudini dell'anima mondi contemporanea. Ed è proprio quello che Casavola riuscì a fare con le sue musiche. Ricordiamo che Franco Casavola, negli anni successivi, musicò più di 70 colonne sonore di film, portando, forse inconsapevolmente, la sua ricerca lirica anche all'interno della nostra contemporaneità ed emozionalità.